Ieri sera molti follower di Soleil Sorge si sono accorti di una sua gaffe. L'influencer infatti, per ringraziare un brand di occhiali, si è fatta una domanda da sola. Mentre i fan dell'ex GFina l'hanno presa con ironia, la diretta interessata è andata su tutte le furie. Ha iniziato ad insultare, non avete idea di quello ci ha scritto in privato la signorina, ed ha anche legato la libertà di stampa e il livello della sanità pubblica italiana a questa sua cantonata. Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha spiegato come la toppa sia peggio del buco e perché certi influencer si ostinino a non capire qual è il vero problema. Selvaggia Lucarelli sulla gaffa di Soleil, un campanello d'allarme. In una serie di storie Selvaggia Lucarelli ha commentato la svista di Soleil e soprattutto la sua risposta ai ratti delle fogne, beh stupenda lei. Mostra il suo box di domande e non si accorge di mostrare per sbaglio una domanda che si è fatta da sola. Ovviamente per poter fare un supplid. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Adesso dice, grazie per aver fatto più pubblicità agli occhiali di quanta ne volevo fare io. Il problema per cui molti influencer cadono è esattamente questo. Non hanno capito che la reputazione non si regge sui numeri ma, anzi, cade più facilmente con i grossi numeri. Quindi no, il vecchio detto, purché se ne parli, non è qualcosa di cui rallegrarsi. È un campanello d'allarme, la Sorge ha spiegato che il suo non è stato un errore, che in realtà la domanda sugli occhiali le era stata fatta davvero e che lei si era limitata a rifarsi la domanda da sola perché non riusciva a trovare l'originale tra i milioni di quesiti ricevuti. Eppure una volta accortasi della gaffe sembra che l'ex GFina si sia premurata di correggere il video precedentemente pubblicato tagliandolo e sistemandolo con precisione chirurgica. Ma andiamo per gradi e, ieri sera Soleil ha caricato il video in cui ha mostrato le domande ricevute dai follower, in cui è apparsa chiara anche quella che si è scritta da sola. Dopo l'articolo di Bicci che da oggi sarà soprannominato, sito di SF asterisco 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 tirosiconi senza una vita lanciato da Soleil Sorge, alle 4 del mattino la Sorge ha cancellato la storia incriminata, tagliato il video precedente immediatamente sotto la domanda che ha fatto a se stessa. In ogni caso auguriamo a Soleil di riprendersi la capacità che aveva un tempo di reagire alle situazioni complicate e rispondere dopo gaffe o accuse. In questo caso ci è sembrata in evidente difficoltà e ci ha fatto molta tenerezza. Poverina, ha anche tentato disperatamente di aggrapparsi a bislacche analisi socioculturali, condite poi con offese degne dei bulletti delle elementari. No. No Sole, le vere Mean Girls in questo momento si stanno vergognando.